Ecco, buongiorno ragazzi, ecco, volevo farvi un video particolare oggi, cioè spiegarvi, oggi sono andato dentro un cimitero, qui se non sbaglio sicuramente ce ne sono tre, ma credo che ce ne siano anche quattro, sono immensi. Io adesso sono, diciamo, in centro e quindi volevo farvi vedere. È l'una del pomeriggio, quindi devo farvi vedere anche la marea di gente che c'è ogni giorno, per la maggior parte turisti che vengono qui per, come vedete, cellulare in mano, fotografie, riprese e dunque sono andato dentro un cimitero. Metto la foto dell'entrata in copertina, avevo fatto un'altra foto internamente ma non mi sembrava il caso. Allora, questo cimitero, dunque, ci sono ho visto che ci sono tombe più o meno con defunti del 1960 e sono un po' le vecchie tombe, quindi molto probabilmente non è, diciamo, il primo cimitero, ma forse un secondo. Non mi ricordo quanto mi hanno detto, dovrebbero essercene tre o quattro cimiteri qui addirittura, e sono grandi. Come si vede l'entrata, perché ho visto che è entrato un taxi e quindi la gente può entrare appunto col taxi, farsi portare, e poi il taxi esce e c'è queste strade che appunto ci passano a macchina. È in collina, quindi si cammina anche in discesa, c'è un po' di sali scendi e le tombe sono anche in mezzo ai boschi. È capitato, ho visto, ma è una zona magari forse più vecchia comunque, e è caduto un albero, è ancora lì. Allora, la maggior parte delle tombe sono, diciamo, recintate, qualcuno c'è anche il suo tipo gazebo, ok, e praticamente la maggior parte delle tombe c'è, a fianco c'è, fanno fare una panchina e un tavolino, quindi molto probabilmente si fermano lì e niente, e se la raccontano, insomma, in poche parole. C'è un signore che aveva due secchi, una pala, che poi abbiamo visto su una tomba a pregare, credo che ha un familiare lì, e ci ha chiesto se volevamo che ci puliva la tomba. Era una tomba, ma comunque di una parente lontana, e quindi una vecchia tomba. E niente, si camminano tra queste tombe insomma, è come camminare dentro un bosco, in poche parole. Ecco, tutto qui. Quindi, e come vedete, dappertutto, ogni giorno, cioè, ci sono gli addetti ecologici e quindi tengono pulito, insomma, dappertutto, anche in collina, nel paesino, e scendono, insomma, il lavoro ce n'è. Puoi anche trovare appunto a tener cura i giardini, insomma, se vuoi lavorare non c'è nessun problema. Ecco, e naturalmente qua in centro è pulitissimo. Ecco i ragazzi, bravissimi.
e appunto mi sono meravigliato perché è entrato questo taxi, insomma, e visibilmente aveva una persona che andava in cerca un po' di tombe, insomma. Prima era passato e poi ho visto che è ritornato, è andato su per un'altra strada. Comunque, strada che ci entra facilmente una macchina e niente. Naturalmente, normalmente non è che il marito porta la moglie dentro con la macchina, sta fermo lì, perché non è che ci sono parcheggi, c'è la strada solo per entrare, quindi chi va dentro col taxi praticamente può farsi portare e poi il taxi andar via. Ecco, tutto qui. Andar fuori comunque. Ecco, questo è. Non ho fatto una ripresa per quanto riguarda le tombe, non mi sembrava il caso, insomma. Avevo fatto una foto, ma ripeto, l'ho cancellata più per farvi vedere che praticamente è come aspettate che torno indietro. Per farvi vedere più che altro appunto questo cimitero praticamente è in mezzo a un bosco, insomma, praticamente, quindi nelle zone meno frequentate è facile anche trovare le foglie, i rami che cadono, insomma gli arbusti che crescono, ecco. Ma quello normalmente è sulla parte, diciamo, con tombe vecchie, quindi la parte vecchia, e ormai non c'è nessuno che di parenti che viene a prendersi cura e a curare lo suo spazio di tomba. Comunque molte sono proprio attaccate e come un puzzle praticamente, non sono in fila o tutte verso una direzione, ma troverai come un puzzle praticamente, e quindi come dei tasselli, insomma, che si incastrano una tomba a fianco all'altra. Però il bello è appunto di queste costruzioni comunque, e con la panchina fianco alla tomba e il tavolino, tipo anche bar, insomma. Chi lo fa in legno, chi ha due pezzi di ferro, e questo è. Bene ragazzi, come vedete è una giornata splendida, non ci si veste neanche pesante, normalmente sia la fine di gennaio, praticamente tra un mese è la primavera, in poche parole. E niente, ci si apre e ci si... No, non dico ci si spoglia, però. Ok ragazzi, quindi giornate di sole, aria fresca, ragazzi, mancanza totale di umidità, e quindi si sta bene, insomma. Si esce per prendere una boccata d'aria fresca, ma veramente, perché normalmente le case sono con il riscaldamento a palla e finestra aperta per cambiare un po' l'aria, ecco, tutto qua. Qua è la zona adesso in penombra, ma comunque, ragazzi, vedete, ci sono felpe, giubbottini, insomma. L'altro ieri c'era un signore in maniche corte, sì, con giubbotto aperto, ma con una maglietta sotto, una t-shirt, insomma. Bene, questo è, ragazzi, quindi pacà da Sochi e dal prossimo video.